Cari telespettatori, questo incontro sui problemi della scuola nasce in quella che pochi conoscono, pochi sanno, ma che è chiamata la settimana della scuola. E a questo proposito voglio citarvi una serie di, eh, di frasi che mi sono state inviate da una cara collega Annabella Marcello, dirigente dell'Istituto Leonardo da Vinci. Um, Le voglio leggere testualmente e invitarvi a meditare. Fanno parte dell'hashtag Ringrazia un docente. Ecco, un buon insegnante non è quello che sa tutto, ma è quello che ci ascolta e ci fa piacevolmente pensare. Un buon insegnante è quello che insegna a pensare, non cosa pensare. E qui, se mi consentite, una parentesi è necessaria farla. Quanti professori di filosofia hanno ritenuto loro compito insegnare quello che loro pensavano, non insegnare a pensare, ma insegnare quello che loro pensavano per condizionare le menti, specialmente politicamente, dei loro allievi. Un buon insegnante fa il suo lavoro con passione ed ha il dono di farci innamorare di quello che insegna, dando il meglio di sé, ma soprattutto tirando il meglio di ciascuno di noi. Allora questa, queste considerazioni si concludono con una frase significativa. In qualsiasi posto tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, fermati un attimo e ringrazia un docente. E l'asta che proprio ringrazia un docente. In momenti nei quali e in periodi nei quali... Il ruolo dell'insegnante è sempre sottoposto a critiche. Sembra che la colpa di qualsiasi fallimento, di qualsiasi difficoltà dipenda soltanto dalla scuola e non dipenda dall'amministrazione, dalla società, dalla famiglia. È importante questa considerazione in questa settimana. Ringrazia un docente, il docente che ti insegni a pensare, non si limiti a insegnarti per il proprio, per il proprio, qualche volta perfino per il proprio tornaconto politico a cosa, a cosa pensare. Dopo queste considerazioni um, voglio parlare di alcune statistiche che sono state pubblicate in questi giorni e una delle quali è stata pubblicata dall'ABA, Scuola di Inglese Online, con oltre 15 milioni di studenti. Da un sondaggio fatto in Italia si è scoperto che ben il 40% degli adulti alla ricerca di un lavoro hanno avuto hanno capito che il colloquio fatto per ottenere il lavoro non era andato a buon fine proprio per la loro ridotta conoscenza della lingua inglese. E qui ecco, ci vuole allora un impegno maggiore, ci vuole anche, io ritengo, bisogna dare anche un po' di spazio, un po' di ore in più alla lingua, alla lingua inglese e quindi fare in modo che questa lingua diventi la seconda lingua di, qua, di, ciascun, di qua, ciascun cittadino perché ormai... Potete anche non essere d'accordo, ma è quella la realtà, e quella la realtà: se non conosci l'inglese, ecco, il 40% dei, 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 delle persone che cercavano lavoro sono state rifiutate perché non avevano una buona conoscenza. E questo è caratterizzato anche da certe percentuali che la fascia di età eh, dei, della, delle persone tra i 20 e i 45 anni, per esempio, sono i più colpiti professionalmente per la scarsa conoscenza della lingua inglese, che resta comunque la lingua più richiesta, più richiesta nel mondo del lavoro. Allora non è possibile, non è, non è possibile che, bisogna, che ci si debba poi approfondire e, e specializzare nella lingua con eh, corsi esterni, si deve fare anche quello, ma intanto la scuola, la scuola italiana ti deve dare una buona base. Un'altra eh, considerazione da farsi è sull'abbandono della lettura da parte di gran parte della popolazione italiana è ovvio ora ci sono altri strumenti che ti spingono, ti spingono purtroppo ad evitare la lettura però questa lettura in italia ci sono, ci sono rispetto al 2016 al, 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 al 2010 voglio dire ben 4 milioni e 300 mila italiani di lettori e di libri in meno, cioè sono 4.300.000 lettori in meno rispetto al 2010, sono circa 33.000 le persone con più di 6 anni che nel 2016 non hanno letto un libro, sono milioni le persone che nelle proprie case non hanno un libro, sono milioni le persone che non leggono un giornale. E Devo dire che è così triste vedere che gli unici giornali che hanno una grossissima diffusione in Italia sono i giornali sportivi. Adempiono a una funzione anche quella, però non è l'unica funzione alla quale deve adempiere un giornale, e la maggior parte delle persone non leggono un giornale, però tu li vedi. Tu li vedi fuori a quel proliferare di sale giochi e di sale scommesse che, che ogni giorno che passa aumentano di numero con quei fogli dove ci stanno le quotazioni. Purtroppo ho l'impressione che per molti di loro quella sia soltanto un'occasione di lettura. I dati dimostrano che in Italia... Nel tempo è aumentata certamente la quota di famiglie che posseggono libri, però, però questa, il 10% di, per, di famiglie hanno dichiarato che non posseggono neanche un libro in casa. Tanto è vero che qualche volta si è detto ma almeno, almeno nelle vostre case c'è il libro che avete usato quando frequentavate la scuola dell'obbligo e spesso la risposta è stata negativa. Una polemica attuale che stanno facendo i dirigenti scolastici è quella della direttiva emanata dall'autorità eh, eh, della del giudice cantone per la dichiarazione delle proprie proprietà e dei propri redditi. È stato dimostrato secondo alcuni che non, risponde, non si risponde a un criterio di privacy, è stato dimostrato che secondo, secondo altri potrebbe essere considerato perfino illegale, però io voglio sapere chi ha la coscienza tranquilla, chi ha la coscienza a posto. Che paura ha di far sapere, far conoscere, mettere, a, mettere nel, nel, eh, nei siti i propri redditi. Certo eh, si, potrebbero anche scoprire, si potrebbe anche scoprire qualche altarino, si potrebbe scoprire certi improvvisi arricchimenti che nascono qualche volta e lo dico con amarezza. E con cognizione di causa, qualche volta in occasione dei concorsi, quando erudendo intanto il fisco e facendo una cosa che è vietata dalla legge, si, eh, 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 ci si impanca a formatori, a uh, uh, preparatori per i concorsi e c'è stato qualcuno, e lo dico senza, senza peli sulla lingua, che quando c'è stato il concorso a gennaio ha dato l'anticipo per l'acquisto di una casa, alla fine di giugno poteva già saldare. Sono queste le cose che dovrebbero, dovrebbero essere evitate e, e, e forse, forse eh, queste cose potrebbero essere evitate e potrebbero essere controllate, controllate meglio se effettivamente la direttiva dell'autorità eh, dell del giudice cantone possa, potrebbe, può andare in porto. È una direttiva che rispetta dei criteri e indubbiamente nasce, nasce per tutta la corruzione, la corruzione che si verifica molto spesso nella pubblica amministrazione, e, ecco, e qui non devo parlare ovviamente dei dirigenti scolastici, ma devo parlare dei grossi, dei grossi manager di imprese o di aziende che, che, che eh, hanno eh, l'impegno di acquistare grosse quantità di materiale per i, per le, per i quali acquisti qualche volta, qualche, volta, qualche forza di corruzione esiste, se riuscissimo a fare andare in porto questa direttiva del giudice dell'anticorruzione forse potremmo ottenere qualcosa di buono, potremmo, o potrebbero, ecco, ci sarebbero ancora tanti che riuscirebbero a, scalpa, a scappare, ad evitare i controlli, però, però una base di controllo sempre ci deve stare. Ci deve stare. Un'altra considerazione che si deve fare sulle eh, note recenti, sempre nel quadro della buona scuola, di quella buona scuola per eh, la cui bocciatura si, si era impegnato uno dei candidati alle primarie del, del PD, il, eh, il candidato Emiliano che poi ha riscosso un risultato piuttosto basso nei, nei, nei conteggi dei voti si era impegnato che diceva se verrò eletto segretario del PD eliminerò la buona scuola. Ci sono indubbiamente molte lacune in questo decreto della buona scuola che è stato presentato come la panacea di tutti i mali. Una delle lacune per esempio è quella che non tiene conto di una categoria fondamentale per... La gestione, l'attività, la vita del, di una scuola, la categoria del personale ATA, ci sono vuoti di organico notevolissimi, ci sono insufficienze nelle formazioni, insufficienze nelle nomine, insufficienze nel numero particolarmente dei eh, direttori, direttori amministrativi che, che hanno un compito. Importantissimo nella scuola un compito di, eh, di direzione di un'attività amministrativa che è anche alla base dell'attività di dell dell didattica. Questo c'è: eh, la commissione cultura della, della Camera si è impegnata a. Migliorare, a eliminare certe strutture, però resta il fatto che la categoria del personale ATA è in agitazione perché effettivamente si parla di tutto, ma non si parla delle esigenze, dei problemi, del, delle attività, della formazione, del numero di voti d'organico che esistono nel personale, nel personale ATA. Un'ultima considerazione la voglio fare per quanto riguarda. Uh, sempre nel quadro delle, dei vari decreti che vengono a mano a mano emanati in occasione della, per la cosiddetta buona scuola, è quella dei concorsi. Da questo, dal prossimo concorso, dai concorsi del 2018, finisce quell'istituto stranissimo che ha creato tante illusioni e ha creato tanto precariato: l'Istituto degli Idonei si è o vincitori o non vincitori di un concorso. Ecco, probabilmente con questo sistema forse riusciremo ad evitare certe storture nella, nella, uh, nel recupero, nel, nel reperimento del personale e... Qualunque cosa venga fatta per eliminare storture, per migliorare le condizioni della scuola italiana, ben venga. E con queste considerazioni, Elio Fusco vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, al prossimo incontro.